Ragazze, buongiorno, bentornate in un nuovo vlog. Vlog dopo il mega vlog, no, perché non era lunghissimo, però il vlog per me è più bello. Ieri sera, tra l'altro, sono stata davvero fino a tardi, ci ho finito alle 3 di notte di montarlo, ma ci tenevo veramente tanto. E immaginerete che la parte che mi ha richiesto più tempo è stata la parte flash mentre soffiava le candeline, insomma, perché sono andata a riprendermi i vecchi vlog, dei pezzettini qui e là, insomma, giusto per dare, no, il senso di quello che ho provato io quando ho soffiato queste candeline. Ho rivisto questi 5 anni e quindi spero davvero che vi sia piaciuto, che vi abbia emozionate. E vabbè, parliamo d'altro, se no riparto a commuovermi, perché è stato emozionante anche montarlo. Tutte le volte che mi ritrovo a dover montare un video comunque inerente a un momento speciale, mi commuovo sempre 2 volte, quando lo monto e quando lo riguardo. Comunque, bando alle ciance, come dico sempre, stamattina volevo fare una sorpresina a Riccardo, perché ieri sera l'ho visto davvero stanco, perché comunque fatto tutta la strada avanti e indietro. Stamattina siamo insieme da soli, perché oggi riparte con le notti, e quindi stamattina siamo soli perché i bimbi sono a scuola. Tra l'altro anche loro si sono divertiti tantissimo al compleanno. Ale è rimasta estasiata, veramente estasiata dal posto, che tra l'altro è un ristorante che mi è piaciuto tantissimo. Ne ho sentito parlare strabene e ho visto appunto un sacco di reel proprio dove si vede un panorama fantastico, perché sono proprio sul fiume. Il ristorante è proprio sul Po, è un ristorante pizzeria a Torino sul Po, sul fiume, e specie la sera, ma è proprio super romantico, proprio bello, proprio un bel ristorante, elegante, un servizio eccellente. E ci siamo trovati veramente veramente bene. Cioè, io quando sono entrata ho proprio avuto l'impressione wow, cioè quando sono entrata ho detto wow, che bello, cioè proprio la scalinata, le vetrate sul fiume, cioè veramente particolare, unico direi. E questo volevo per la mia bimba, volevo una cosa principesca, una cosa che la facesse sentire speciale, proprio la protagonista della giornata, e penso di esserci riuscita, insomma. E la torta idem, abbiamo cercato di ordinarla, tra l'altro poi telefonicamente, in una pasticceria che adoriamo, che è dove abitavamo più o meno prima, sempre a Torino. Abbiamo detto tanto dobbiamo andare là, facciamola fare là, che è buona, sappiamo che è buona e soprattutto che merita. E quindi anche lì strasoddisfatti, era proprio come la volevo, anche il gusto è piaciuto a tutti, hanno voluto tutti il bis, è piaciuta tantissimo. Quindi proprio una festa stra riuscita, ragazze, quindi ho il cuore pieno di gioia e va bene così. Adesso vi dicevo, volevo quindi, per fargli una coccola una volta che siamo soli al mattino, volevo prendere una mia amica Letizia, che saluto e mando un bacino, che ci stiamo sentendo in questi giorni, che abita appunto qui vicino a casa mia. Lei mi consiglia sempre un sacco di posticini particolari, nuovi, e mi ha consigliato questo locale dove è un bar, però dove fanno delle brioche molto particolari, diverse dal solito, e quindi volevo fargli una sorpresa. Io sono così, anche senza motivo, esattamente come Riccardo con la rosa, quando mi va lo devo fare. E quindi sto cercando di capire dov'è, perché mi ha spiegato, ma non so se lo troverò. Comunque vi aggiorno dopo e vi faccio sapere se l'ho trovato. Se non ho capito male, dovrebbe essere qua. Vediamo un po', anche perché non è un posto proprio... Sì, è qua. L'ho trovato! Felice io! Ciao!
Ta-ta! Speriamo di arrivare a casa senza che si spappoli tutto. Però devo dirvi anche abbastanza. Insomma, ho pagato 6 euro tutte e tre. Ho preso tre cosine. Adesso a casa vi faccio vedere. Bando alle ciance, andiamo a casa. Che se no devo preparare la colazione e ci vediamo a casa. Of friends through thick and thin, that's what we always said and what you believe. But I'm wanting more, can't help longing for your love. Time and again you're let down by him, then you turn to me to ask my advice, and I'm there for you to help you through all the heartache he is causing you. I wish you could see just how good I'd be for you. I keep on waiting for life to begin, for you to love me. But my long days lead me nowhere. You'll never love me the way you will always love him. In my dreams I see how you come to me, and you look at me the way I see you. Then I wake again and we're still just friends. Oh, I want you so, I just can't let go. Why can't you see you will always be the one? I keep on waiting for life to begin. Ragazze, rieccoci. Praticamente questo vlog si svolge in auto. Scusatemi, ma a casa sinceramente mi sono goduta il tempo. La sorpresa è stata apprezzatissima, era tutto buonissimo. E abbiamo approfittato appunto del fatto anche che comunque quando vado a prendere i bambini si pranza, poi a parte Alessandra che mangia a scuola alla materna, ma si pranza poi alla fine per le 2:30, quindi alla fine ci stava anche una colazione un po' più calorica, anche se appunto a breve dobbiamo metterci a dieta, perché assolutamente dobbiamo proprio, e capirete anche che cos'è che mi incentiva tantissimo, ma non ve ne parlo adesso, ve ne parlerò più avanti. E basta, adesso passo un attimino all'Eurospin a prendere proprio due cosine che mancano. Magari prendo anche 2 litri di latte in più, che ne ho solo più due, e vi porto con me, così mi tenete un po' di compagnia. Tra l'altro mi devo assolutamente decidere a prendermi le lentine per gli occhiali, perché comunque con questi qua non sono da vista, quindi non... realtà ci vedo, però sforzo comunque di nuovo la vista e mi vengono i mal di testa, quindi devo per forza. Ciao a tutte ragazze, oggi stiamo facendo il video spesa, quindi oggi ho svuotato la spesa, la fa Bubina e Paparino, e facciamo vedere. Tieni, cos'è questo? Lo? Cotto
scarpe di Kung Fu Panda, yeah! La scarpe di Kung Fu Panda. A me piace tanto Kung Fu Panda. Dai, mettilo lì che così andiamo. Ok, primo ha dato latte. 2 litri di latte, brava. Poi? Le uova. Le uova, falle vedere. Le uova fanno sempre bene. Sì, sì, le uova sono buone e fanno bene. E così? Al pancino. Al pancino, perché così poi facciamo le? Le uova. Giusto. Poi? Andiamo la mozzarella. Allora. Poi? L'insalata. L'insalata buona, buona. E il pane dolce. No, pane a fette. Pane a fette. Pane a fette. Ma hai ragione tu, pan brioche. Hai ragione amore, era pane dolce quello. E dei biscotti dolci buoni. I biscottini per la colazione. Poi? Poi? Cos'è le quello? Ciambelle sarebbe il mio preferito. E a cosa ci servono le ciambelle? Eh? A cosa servono le ciambelle? A mangiare tutte. A scuola. Da portarci a scuola. No! Come no? Cioè, no! Poi pasta fresca, le trofie. Ma questa è la mia preferita. Dai, papà. Le trofie. Poi. Ma che ora è? E l'ora di tra un po' l'ora della nanna, amore. Il parmigiano. Il parmigiano. Il mio compleanno. Una candelina da portare a scuola per il 7, visto che fa quanti anni fai? 5. Poi dei cereali, questi sono i miei preferiti, ragazzi. Ma non sono neanche tuoi, questi sono miei di mamma. Come fanno a essere i tuoi preferiti? Un pacco di guanti. I guanti per lavare casa. Un pezzo di piano. Questa è una crema detergente. Eh sì, perché al limone per pulire le cose. Ma non è da mangiare, amore, è detersivo. Lo so. Poi abbiamo i la spazzatura. I sacchetti della spazzatura. Perché ogni tanto bisogna comprarli anche se non c'è. Poi la fatta. Gli gnocchi. Sono buonissimi gli occhi. Poi il caffè. Il caffè è buonissimo. Ma tu non lo bevi neanche. Lo so, ma per voi dico. Ah, sì, per noi il caffè è vita. Poi 2 sughi pronti di ragù. Sì. Non so se fosse il ragù. Un altro di gnocchi. Non so se fosse il succo. Anzi, non so se fosse. Era uovo. È uovo. Poi abbiamo parmigiano. Ma che parmigiano? Volevo dire prosciutto. Fettine di pollo. Fettine di pollo, io amo le fettine di pollo. Quando la facciamo impanate con la maionese e ketchup. Buone. Un altro guanto per la lavare. No, non ci arrivi tu, dai lì. Sì, che ci arrivo qua. Ah, scusa, allora la prossima volta li metti tu. Poi. Cosa? Un pezzo di succo. Lascia. Il succo, zero zuccheri, quelli ai frutti rossi, che ci troviamo sempre molto bene. È davvero buonissimo. Era bellissimo. Ragazzi, la conoscete questa canzone di Annalisa? Eh? Poi? La conoscono, sì, secondo me sì. Se volete ascoltare, mettete su Alexa. Spray! Lo spray per pulire il camino e il piano induzione, che è davvero fantastico, ci dà una grossa mano che aiuta anche a pulire
Poi. Il. Cos'è questo? La carne? La carta. La carne. Ah, la carne. Il pesto di salsiccia, 300 grammi. Buonissimo per fare il ragù e quant'altro. Poi, questi piacciono tanto a Bubi, a Fede. Cosa sono? Come cosa sono? Cosa sono? Il... Pongo. Dai, no, vai, giochia. Ipo? I pomodori. Devi fare la sciocchina. Veramente non piacciono. Poi? Questa abbiamo di uova uguale a questo. Brava. Un'altra scatola di sughi pronti ragù. Guardate cos'ho, una bella collanina. Ah! Questa per la gioia mia e di Fede. Cos'è questo? Cos'è? Il gorgonzola piccante. Ma lo sapete che qua c'è pomazzo puzzolente che lo odio. Ah, poverino. Cordoglio. Questo invece il... Ma se ti piace, ma smettila. Il pesto. Il pesto, cos'è buono. Senza aglio. Che Roberta non lo mangia l'aglio. Peccato. Poi. No, lo mangio più da te. E questi da dove escono? Dalla cartellina. Dalla cartellina. Cosa sono? Sono tre contenitori di plastica. Per me? Della scuola? No, per mamma, amore. Ah. Poi. Il sugo. Il sugo. Ragazzi, dietro di voi una telecamera. Poi? Poi di nuovo un succo uguale a quello. E perché ne abbiamo presi due? Perché ci piace. Perché è buonissimo e allora finisce subito. Io lo voglio bere un po'. Poi? Pochino. Cos'è questa? Sono la torta per me per la scuola. Brava. Perché tra po'? La torta per da portare a scuola. Perché? Il giorno... Perché? Stai brava 2 secondi. Perché sai che la dobbiamo portare a scuola? Dillo tu. Perché tra poco è il mio compleanno della scuola. Partiamo a scuola. Così festeggia anche con tutti i suoi amichetti. Con Aurora, con Adelaide. Poi cos'è questo? La carta per i cagnolini. Che ovviamente a loro piace la carta. Si vede per la casa. E poi? Non si dice. Cosa sono? È carne trita. Perché? Per fare le polpette, papà. Per fare il ragù. Papà, per fare... Perché hai comprato le carne cricche? Cos'è che hai comprato? Le carne cricche, perché? Carne trita. Perché l'ha comprato? Perché io le odio! Ma va che ti piace tutte le volte. Basta cuocerle, sono buonissime, amore. Ed è buonissimo. Tutto questo popò. Aspetta, no, sei brava. Tutto questo popò di cose per 5.000 dollari. Ma 5.000 dollari. 67 dollari. E 70. 60.000 dollari. Ma io non ho detto questo. Dai, dimmi che ti dico. 67, 70. Ok, 60. Lo dico io? No. 67. Dillo, 67. 68. Tutto queste cosine qua per 67 euro e 70 centesimi. Spero che la nostra spesa... Ok? Spero che la nostra spesa vi aiuti, vi piaccia, vi... insomma, avete capito? E se volete, mettete un like, accendete la campanella e ciao!
ragazze, scusate il mega salto temporale, non ho più filmato. In realtà il video spesa l'hanno fatto Alessandra con il papà, appunto perché non ero molto in forma oggi. In realtà proprio mi sono sentita proprio debolissima dopo pranzo, proprio male male, però per assurdo adesso mi sento meglio, quindi sono passate un po' di ore, abbiamo cenato e tutto quanto e vi dico la verità, adesso sto abbastanza bene. Speriamo duri, insomma, però nettamente meglio dei giorni scorsi, quindi non mi lamento, però sono ancora un po' chiusa, un po' infastidita. Adesso da domani voglio iniziare anche col Flumucil, perché appunto sono un po' così. Inizia, sapete, no? Dopo il mega raffreddore dove sei sempre lì gocciolante, poi arriva il momento di sciogliere, ecco, non mi fate dire altro perché non so se siete in momento cena, colazione, pranzo, eviterei di parlarvi di queste cose di muco. Comunque, bando alle ciance, ragazze. Tanto Alessandra vi ha tenuto un bel po' di compagnia. Là c'è ancora il camino acceso. Adesso accompagno i bimbi a nanna. E tutto fatto, tutto pulito. E domani devo uscire anche per delle riprese e quindi sarò un po' più impegnata domani, specie nel pomeriggio, però vabbè, in questi giorni dovendo lavorare a dei progetti sarò un attimino un po' più impegnata, quindi spero di riuscire a mettervi vlog come in questi giorni, però non lo so se riuscirò a mettervelo tutti i giorni, ci proviamo, anche perché una pausetta di 1 o 2 giorni male non fa perché aiuta a raccimolare le idee. Tanto comunque vi devo fare un vlog dove vi devo parlare di una cosa che sto provando, che è già 2 o 3 settimane che provo, quindi posso già parlarvene molto bene. E poi c'è anche il compleanno di Ale, che in realtà è giovedì. In realtà è giovedì e quindi nulla, è quindi giovedì ovviamente faccio il vlog, cioè non sia mai che non faccio il vlog, anzi pensavo di domani di preparare dei muffin e svegliarla con un muffin con una candelina sopra giovedì mattina, proprio per, vero, non facciamo nulla, abbiamo già festeggiato, però qualcosa di speciale ci vuole, anche cose piccoline, semplici, perché è quello il giorno speciale e quindi qualcosina si deve fare. Basta, adesso vado un attimo su a metterli a nanna perché sento Ale che fa la monellina perché c'è da andare a nanna e continua a urlare a suo fratello che vuole giocare. Sì, là c'è sempre il palloncino e tiene duro. Si è solo un po' sgonfiato, ma in realtà già il giorno della festa si è un po' sgonfiato questo perché l'elio purtroppo se non ha una certa temperatura e quindi col freddo si è un po' sgonfiato. Adesso vado su un attimo dai teppisti, li metto a nanna, poi aspetto un po' il camino, ma poi mi ritiro in camera da letto che mi rilasso anch'io un pochino. Sentiteli.